Erano due donne, un carretto ed un cane. Andavano lungo l'argine del fiume, dopo il tramonto, verso una grossa borgata di cui si vedeva appena brillar qualche lume sull'altra sponda. Il carretto a due ruote, carico di mestoli, scodelle, candole e candolini e di altri oggetti in legno. Ho sempre avuto poi passione per le donne, per la letteratura femminile. Infatti nella mia biblioteca c'è uno scaffale tutto dedicato alle scrittrici. Questo romanzo io lo lessi nel 37, mi pare, nel 36, e lo proposi alla direzione generale del cinema per fare un film, e mi hanno cacciato via proprio, appena letto, mi hanno detto, per carità, non si faccia mai più vedere. Evidentemente i tempi non erano maturi. Cotta Pavi purtroppo ha vissuto una vita un po' sfortunata e senza grandi riconoscimenti e sostegni, però sarà vendicato dai posteri, perché delle cose che ha fatto Vittorio non saranno dimenticate, i suoi film che saranno in repertorio finché dura la pellicola. Partito 1/4. Azione! Sotto una pioggia inclemente, a Vidulis di Dignano, primo colpo di manovella per Maria Zeff. Lo sceneggiato, che sarà realizzato per la Terza Rete, è tratto dal romanzo omonimo di Paola Drigo. Gli interpreti della drammatica vicenda ambientata nella Carnia del primo Novecento sono tutti attori non professionisti, diretti dal regista Vittorio Cottafavi, che ha anche curato la sceneggiatura con Siro Angeli. Vittorio Cottafavi, in questi ultimi anni la cultura contadina è stata passata al setaccio, quella alpina no, e in particolare quella carnica. Come renderete questa dimensione? Rivolgendomi alla realtà della vita dei montanari, vita che è causa di una crisi e produce di conseguenza un'altra crisi, l'abbandono dei pascoli, l'abbandono delle alte zone, l'abbandono della coltivazione dei boschi, cioè tutto un patrimonio nazionale che va disperso. E va disperso un altro patrimonio nazionale, la lingua. Noi abbiamo nelle zone alpine da salvare alcune lingue, prima fra tutti il friulano carnico, che riguarda milioni di abitanti, mica pochi. È tutta una civiltà della parola, del pensiero, c'è una poesia, c'è una storia della letteratura friulana. E quindi approfittiamo di una storia friulana per salvare quegli elementi che coincidono con ciò che noi narriamo. Chi si fermava in sempre con la mari, a Ponsà, col coschi a Riad di Zimas. Per te, per c'è, a chi non crescono più gli arboli. Mi son restata e voi che pezza al 30 metri. Dopo sono arrivati i foresti a Taiaio, d'inca volta, avevi in giù la slavinas.
e non crespo in una. La senti tu? Sono restata slor. La storia avviene in Friuli. Il Friuli ha una lingua chiamata friulano, ma storicamente il ladino, una lingua probabilmente anteriore al volgare italiano. E fare una storia tra quella gente, in quei monti, tra gente che parla solo quella lingua, mi pareva ingiusto farlo in italiano, mi pareva falso. Anche perché poi io non volevo usare attori, ma gente presa dalla vita. Quindi gente che doveva registrare la propria voce in presa diretta, senza possibilità di doppiaggio. E perciò abbiamo fatto un film parlato in una lingua che per gli italiani è quasi incomprensibile, e per aiutare lo spettatore abbiamo messo i sottotitoli in italiano. Il senso del fraseggio credo sia facilmente comprensibile. Parvesef, perdonaimi, non l'hai fatta questa, rompi la sgnappa. Parvesef, tu l'hai seso, ti sei tal. Petotti, rispuinta mancul tu. Io nella mia infanzia ho vissuto questo ambiente, sono vissuto in questo ambiente e in questo mondo e in questa realtà. E l'ho ritrovata, in certo senso sono tornato alle mie radici. Io sono nato e cresciuto in paese e questo personaggio mi sembra di capirlo fino in fondo. Resta poi la domanda se sono capace di esprimerlo, ma farò del mio meglio. Questo spettacolo rappresenta una realtà che io arrivo a portare allo spettatore con elementi del reale. Non è che noi ricostruiamo nulla, voi vedete questa baita, guardate gli elementi, i muri, le mura, i mobili, gli oggetti, il focolare, il tutto è profondamente reale. Gli attori non esistono, non ci sono attori, ci sono interpreti, cioè non recitano. Interpretano una parte e quindi abbiamo un senso di verità che è legato all'ambientazione, alla scelta dei personaggi e non ultimo alla lingua friulana. Perché è chiaro che una storia friulana detta in lingua italiana sarebbe una falsificazione e quindi la narriamo in friulano. Questo spettacolo è chiaro che è destinato al grosso pubblico e speriamo che ci arrivi. Anche perché tocca un argomento che è molto d'attualità. Parliamo tanto di ecologia, parliamo tanto di civiltà che scompaiono, e beh, qui noi abbiamo in un mondo ecologico una civiltà che sopravvive e deve sopravvivere. La civiltà di una lingua, la civiltà di certi sentimenti, di certe tradizioni e soprattutto la civiltà montanara. E questo è l'attore Petotti. Molto bravo. Petotti, qui. Fai vedere il musino, fai vedere il bel musino dell'attore Petotti. Vieni qua. Tu qua ci vuole intanto. Ti lasci cadere per te. Ti lasci abbozzare così e poi ti lasci cadere per te. Tu la vieni qui, le prendi il braccio, alla mare, e provi a tirarla su. Poi viene la tua sorella e parlerà alla mare. Tu fai attenzione a quello che dice la Mari e non ti mettere mai davanti alla Mari, ma mettiti di fianco così a tirare il braccio. Capito? Tu continui a tirare il braccio, poi tu dici sì, la battuta. Io dico solo Mari. No. Io dico sì, lasciami che Mari, la finisci. Lasciami che la finisci. Non state a far così. Quando tenti di tirarla su. Come la tieni? No, dietro la prendi.
e prendi la vita nel braccio e provi, lei è in basso, tu sei in alto, provi a tirarla su, sì. Capito? Allora ripassa le battute e proviamo l'azione. Silenzio! Azione! Sì! È una storia di donne, come sì, tu sì, ami sì, è una storia, è una storia di donne. Come sai, sono un cultore, un appassionato del femminismo. No, del femminismo, della donna, perché il femminismo. La donna, vedi, secondo me, rispetto all'uomo, ha una capacità molto più profonda di sofferenza e di gioia. Direi anche di partecipazione umana. È come se fosse un recipiente che ha possibilità di contenere di più. Ecco perché la donna mi interessa profondamente, ecco perché cerco di capire, di partecipare a quello che la donna nelle sue vicende, in questo caso addirittura vicende da cronaca. Qui poi la donna, essendo quasi una bambina di 13-14 anni, suscita in me ancora un senso di tenerezza che spero di aver espresso compiutamente. Mari. E vuoi morire? Dammi tu il coraggio di farlo. Ciolmi con te, la che tu sei, fur di questa tiara. Se alto sei sentimo di qualche banda. Esiste limite alla salvezza e alla sofferenza per una donna che dopo aver ucciso, solo allora, solo attraverso la morte, arriverà a capire che una donna non ha più perdono. Non ha più perdono perché quando si uccide rimane sempre qualcosa dell'esperienza vitale, per cui una ragazza pensando, credendo o di salvarsi o di raggiungere un qualche nirvana misterioso, non sa che uccide se stessa. Infatti una donna uccisa termina la sua esperienza con la morte dell'uomo che amava solo perché quella donna, avendo ucciso, si accorge dopo ucciso che lei si è uccisa perché non c'è perdono. Ora, è un po' triste, ma d'altra parte che volete fare? Io sono un vecchio signore che ha fatto dei film che portavano una stigmate sul corpo, cioè quelle di Maria Zeff, delle bambine, sono tutte creature destinate a cancellarsi. Ma non continuiamo su questo tono, se no io finisco col piangere, perché sono una natura sensibile. Il senso della sconfitta dovrebbe essere fatto proprio dai personaggi maschili e non è fatto tale. E non oso pronunciarmi. Non oso pronunciarmi, ma ho la sensazione
che si entra in un campo di verità assolute. La morte di Traviata, 53, è la morte senza salvezza. E così avviene per quasi tutto Dostoevskij. Purtroppo Dostoevskij ci ha lasciato delle grosse eredità, troppo grosse per le deboli spalle che abbiamo noi altri.